Abbiamo ricevuto poco fa la visita del Vescovo, perché al di là degli auguri natalizi, noi dobbiamo ringraziare la Diocesi attraverso la Caritas nazionale e la Caritas locale, perché hanno scommesso sui corsi di formazione professionale attraverso l'ente CONOSFAP, che è un ente riconosciuto dalla provincia. Quindi attraverso il CONOSFAP la provincia dona ai ragazzi, dopo 600 ore di intenso studio e di stage, dona qualifica, un attestato di qualifica, non di partecipazione. Però ovviamente non possiamo ricevere fondi dalla provincia e dalla regione, perché non ce ne sono. E invece la diocesi, grazie a Dio, ci ha finanziato questo progetto e i ragazzi possono realizzare un piccolo sogno. I corsi che sono iniziati sono il confezionista tessile, quindi diventeranno delle sarte professioniste, e assistente all'infanzia, quindi potranno lavorare come assistente alle maestre materne, in ludoteche e così via. E tutto questo grazie ai finanziamenti della Caritas. Però dobbiamo anche ringraziare la provincia, perché ci hanno accompagnato per mano nella strutturazione dei corsi, e grazie a Dio la struttura è tutta a norma e andiamo avanti per il bene dei giovani della Lopide.